bella gente, benvenuti nel mio canale. Io sono Amal e oggi voglio farmi il video tutorial delle varie maschere che io utilizzo per il viso quando ho i brufoli, quando ho dell'imperfezione, quando la pelle è un po' scripolata, quando vedo la pelle un po' così, un po' strana, quindi decido di farmi delle maschere e niente, oggi condivido con voi questo, vi lascio al video. Ciao belli, a dopo! Le maschere, mi preparo un scrub semplice con il bicarbonato, l'acqua termale. Se non avete l'acqua termale potete tranquillamente mettere dell'acqua normale. Vedi, io spruzzo un pochino, faccio una specie di pappetta. È già pronta. Mi sono pronta. Ho preparato il bicarbonato prima. Adesso lo applico prima di mettere su le maschere idratanti, l'antibrufoli e tutto il resto. Tra l'altro sono senza trucco, c'ho solamente il mascara, che io odio vedermi senza trucco, però per voi lo faccio. Allora, è semplice. Lo applicate sul viso, che io adoro lo scrub di bicarbonato perché veramente lascia la pelle liscia, toglie via la pelle morta, è fantastico. Comunque è economico, io l'ho usato con l'acqua termale, voi potete usarlo con l'acqua normale, potete usarlo con l'acqua di rose, come volete voi, io dipende dalla giornata. Allora, adesso, la zona critica, i punti neri, talmente fine che non dà fastidio. Subito dopo, vi rendete conto, io lo tolgo via con una spugnetta. Tutto. Ora, vedete subito una differenza perché lascia la pelle veramente bella, bella, fresca. Questa maschera l'ho preparata con miele, tea tree, aglio e limone e ho tritato tutto. È pronta già per applicarla. Proviamo a mettere la maschera che abbiamo preparato prima. Soprattutto disinfettante per il viso. Brucicchia un pochettino, per l'aglio e il teatril. Nel frattempo, tanto che ci sono, applico anche il contorno occhi che ho preparato l'altro giorno, che c'è un video che lo spiega bene, che va... Guardi, io l'avevo messo in frigo, l'avevo preparato con cetriolo, e comunque la spiegazione la trovate nel video. Lo metto su nel contorno occhi, nel frattempo che uso questa maschera disinfettante, antibiotica per il viso, soprattutto per la pelle mista, acneica, funziona perfettamente. Comunque, bruciocchiettino. Ciao, sono passati i 15 minuti della maschera, adesso andiamo a toglierla e brucia un pochino, perché ci ho messo abbastanza teatril. Mi ha messo 10 gocce, ma dobbiamo metterne solo 5 di gocce. Ok? Sentite proprio la pelle come respira. Io poi, tra l'altro, adoro l'odore del teatril. Lo adoro, mi piace tantissimo. E camuffa abbastanza l'odore dell'aglio. Abbastanza. Vado a togliere anche la maschera contorno occhi che ho messo per le mie occhiaie. E adesso la mia pelle è pronta per la seconda maschera. Questa maschera invece praticamente ci metto un cucchiaio di miele. Ci aggiungo il riso che avevo bollito prima, che lo utilizzerò dopo anche per la maschera per i capelli. Ci aggiungo qualche cucchiaio di olio di cocco, anzi latte di cocco e qualche goccia di olio extravergine che avevo utilizzato, avevo preparato prima con un po' d'aglio dentro. Lo fate andare in padella per qualche minuto, basta, lo lasciate raffreddare e voilà. Adesso vado a tritare e voilà, pronta. Andiamo a metterlo sul viso e questo io lo metto anche sul contorno occhi perché comunque il riso, l'amido di riso, il riso in generale, schiarisce la pelle, idratante, lenitivo,
il miele anche, l'olio extravergine anche e l'olio e il latte di cocco anche, quindi sono tutti ingredienti che idratano, schiariscono anche le macchie che lasciano i brufoli. Io questa la lascerò almeno per 20 minuti. Perfetto. Ci vediamo dopo. Si è seccata la maschera, vedete? Effetto un po' trasparente. Andiamo a togliere. Adesso vado ad applicare il gel di bambù sulla pelle. Lo potete utilizzare anche come idratante per il corpo in generale. E voilà, la mia pelle è pronta. Potete utilizzare le vostre creme, il vostro trattamento generale. Se avete una bella uscita, speriamo che cominciamo a uscire. E niente. Le maschere che abbiamo preparato per oggi non è che le buttiamo, le mettiamo in frigo e le usate la prossima volta perché comunque durano almeno 4 giorni, ok? Ciao. Grazie di avermi seguito, spero che questo video vi è piaciuto e qualsiasi richiesta contattatemi pure, scrivetemi sotto e se vi interessa sto pensando di fare altri due video, uno che parla della cellulite, la nostra odiata cellulite. E l'altro per la depilazione, i vari metodi che io utilizzo o i metodi che si utilizzano in generale. Ok, grazie, ciao, alla prossima.